Ci vengo spesso perché non è tanto lontano e quindi mi piace venire a Laverna perché è un luogo per ritrovare se stessi, di meditazione, preghiera e sì, molto bello. Siamo a Laverna, il monte sacro dove 800 anni fa San Francesco ricevette le stimmate. In questo anno così particolare, i pellegrini visitano il santuario con un rinnovato spirito. Non sono mai stato in un luogo così bello dove loro mi hanno portato. Una settimana prima me l'ho sognato e allora ho detto veramente esiste qualcosa. Perché io sono una che tengo tanto, tanto a San Francesco e io tengo il suo nome proprio per questo pure. Francesco è salito quassù in un momento in cui la sua vita sembrava volgesse al meglio, aveva avuto già l'approvazione ufficiale da parte della Chiesa, del suo ordine, della sua esperienza, ma noi abbiamo bisogno non soltanto di conferme esterne, ma abbiamo bisogno soltanto che gli altri ci battano una pacca sulle spalle, ecco, ma abbiamo bisogno di una conferma interiore della nostra coscienza e da parte di Dio, ecco, per chi ci crede. Allora Francesco qui ha scoperto che tutta la sua fatica, tutto quello che aveva vissuto, non era frutto di un delirio collettivo, di gente folle che andava dietro a un folle, ma che in realtà era l'avventura di un cristiano che aveva preso sul serio il Vangelo e che la sua stessa vita, il suo stesso corpo era diventato Vangelo, cioè il corpo di Gesù, un Gesù che dà la vita per noi, per questo è stigmatizzato. Quindi noi vivremo l'esperienza del corpo glorificato e risorto alla fine dei tempi. Oggigiorno chi ama in qualche modo accetta che la sua vita, il suo corpo portino il segno di quell'amore che magari gli altri non hanno né capito, né visto, né corrisposto, ma noi continuiamo ad amare, a dare la vita per gli altri. E il 17 settembre, giorno solenne in cui San Francesco ricevette le stimmate nel 1224, un gemellaggio con Assisi. Firmeremo un patto di amicizia tra Chiusi della Verna e Assisi proprio perché vogliamo fare questo gemellaggio e completare alcuni gemellaggi che abbiamo già fatto in passato come con Greccio, come San Leo. Ora il 17 giorno delle stime ti firmeremo anche con Assisi.